Purtroppo il cubano che non mi aspettavo. Anche se l'avrete capito dal titolo, io ve lo faccio vedere lo stesso. Parliamo dell'El Puro, spero si vede bene, della TNT Vape. Ve lo vengo a presentare sul Kaifun Mini V3, che poi farò la recensione, quindi state all'occhio. All'El Puro è il classico sigaro cubano. L'El Puro è il sigaro che fumava Che Guevara, per dire. E l'arte di questo sigaro viene tramandata di generazione in generazione. Ebbene, chiamandosi El Puro, io mi aspettavo un sigaro di un'esplosione aromatica che invece mi ha deluso. Mi ha deluso, mi ha deluso. Mi è deluso. La fattura è ottima, comunque, come TNT ci ha insegnato, insomma. Quella la riconosco. Il fatto che mi ha deluso sta proprio nell'aromaticità del sigaro, che in teoria l'El Puro dovrebbe emanare un'aromaticità impressionante. Voi starete chiedendo magari perché l'ho provato sul Kaifun Mini V3, perché per me tira fuori un pochino più il tostato, che è la caratteristica foglia esterna del cubano. Sì, tira fuori solo quella. In sé l'aroma è piuttosto rotondo, io l'ho fatto al 10%, casa madre adesso non mi ricordo, però sicuramente la carica aromatica, non essendo troppo elevata, un 15-20% di diluizione ci vuole per goderselo al meglio. Non è male alla fine, mi ha deluso, ma non ho detto che fa schifo. È comunque un liquido TNT vape, fatto in un certo modo, seguendo comunque degli standard qualitativi a piuttosto alti. Vi dico, l'aroma è gradevole sul Kaifun Mini V3, comunque esce più secco rispetto ad altri atomizzatori su cui ho provato, meno rotondo, ma lo volevo meno rotondo io. E devo dire la verità, è più gradevole, sicuramente per me, su un sistema che secca, ma per me è più gradevole. Ho tenuto in considerazione comunque che magari possa essere io ad aver sbagliato il sistema su cui utilizzare questo liquido, su cui, scusate, su cui vaporizzare questo liquido. Ma io lo spero perché ci sono rimasto piuttosto male. Ma un piccolo spoiler, è l'unico che diciamo mi ha un po' deluso. Per concludere la nostra recensione, è un liquido amabile, quello senza dubbio da svaparsi durante la giornata perché comunque è leggero. Sicuramente non fa parte del mio svapo serale, assolutamente. Non consiglio aromatizzazioni esterne, cioè bisogna tenerlo puro. A parte gli scherzi, no, non sto scherzando. Perché comunque riuscirete a percepire le note della parte esterna del sigaro, che è quella più aromatica, diciamo. Infine, comunque è stato buono. Infine è stato buono, ma un po' deluso, però comunque è gradevole. Mi sto soltanto ripetendo. E quindi, non fidatevi di me. Ma compratelo e provatelo. Sono molto curioso a questo giro di sentire le vostre sensazioni, le vostre
Insomma, commentate se l'avete già provato, fatemi sapere, fateci sapere. Per il resto, ragazzi, vi mando un saluto, come al solito, e vi invito a mettere mi piace, a seguirci su Instagram e su YouTube. Quindi iscrivetevi al canale e a un prossimo video.